Dopo la rissa di mercoledì sera a Luna Park, scatenata da una baby gang, le forze dell'ordine giovedì sera si sono alternate in piazzale Pancrazi fin dall'apertura delle prime giostre nel tardo pomeriggio. Il rischio, infatti, è che il gruppo di minorenni respinti l'altra sera dai giostrai possa tornare per una sorta di spedizione punitiva. Tutto mercoledì era iniziato quando i titolari delle attrazioni avevano allontanato alcuni ragazzi sorpresi a sputare ad avere atteggiamenti pericolosi su una giostra. Il gruppo poco dopo era tornato alla carica cercando di salire su un'altra attrazione senza biglietto. Era nuovamente stato allontanato e poco dopo si era nuovamente ripresentato più numeroso e minaccioso di prima. Insulti, provocazioni e poi la situazione è degenerata fino all'arrivo delle forze dell'ordine che per i prossimi giorni stanzieranno in piazza d'armi per evitare che l'episodio si ripeta. Il problema purtroppo qui a Faenza non è nuovo. Io stesso lavoro anche d'inverno a Faenza con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e conosco gli elementi, conosco i soggetti. I miei colleghi purtroppo ieri sera non hanno resistito perché è diventata una cosa invivibile per noi, cioè non è più lavorare in questa maniera. È una sofferenza. È brutto adesso entrare a vedere i carabinieri, ma purtroppo bisogna anche garantire la sicurezza di chi viene a Luna Park. Assolutamente, noi abbiamo chiesto, purtroppo sappiamo che i carabinieri hanno anche le loro difficoltà, essendo comunque limitati, essendo pochi, abbiamo chiesto l'intervento e adesso da stasera abbiamo un paio di persone, diciamo, in divisa che girano per Luna Park e garantiscono la sicurezza o comunque sono pronti ad intervenire nel caso ce ne fosse necessità. Non è detto tra l'altro che siano le stesse persone, ma voi in questi giorni siete state anche vittime di furti. La prima sera, mercoledì, abbiamo avuto l'inaugurazione con il maggiorette, tutto quanto è stato un bellissimo spettacolo. E il problema è stato che il mercoledì notte alle 3:30 siamo dovuti intervenire perché c'erano 5 persone che hanno, con i cacciaviti, hanno provato ad aprire diverse casse delle giostre. Da lì sono andate altre problematiche, sembrava risolto, ma abbiamo dovuto prendere la vigilanza notturna, un gruppo che gira tutta la notte da mezzanotte alle 6 per badare le giostre per evitare che possa succedere ancora questa cosa. Vi siete sentiti un po' presi di mira da questa baby gang? Il problema c'è perché comunque sia loro dicono che torneranno, dicono che ci saranno delle vendette, ma vendette di cosa? Cioè noi siamo qua a lavorare, non siamo qua a far la guerra. Mi sembra tutto un po' esagerato e il brutto è che qualcuno pensa che siamo stati noi ad attaccare questi ragazzi, ma non è assolutamente così. Siamo comunque, io inviterei chi dice che non è vero ad osservare come procede qua. Tutto il giorno abbiamo questi elementi che vengono qui. Lo stesso problema di ieri sera è nato dal fatto che loro sputavano al pubblico mentre la giostra girava, sputavano, sono stati allontanati. Si sono arrabbiati, sono tornati con gli amici e dopo da lì è nata la problematica perché hanno comunque aggredito il nostro collega che poi ha reagito, cioè trovatevi voi con 20 persone davanti e immaginate come sia a reagire o come sia a difendersi in quella situazione.